Aspettavo questo momento da un po' di tempo e con Davide abbiamo letteralmente infranto un po' di regole qui al CES per venire a trovare i ragazzi di Royol, casa cinese che ha appena presentato questa mattina il primo smartphone pieghevole. Guardate, non sto scherzando, non è un prototipo, anzi è un dispositivo funzionante. Adesso vi faccio vedere come va. Tablet, smartphone, non so come definirlo, è fantastico. Allora, non voglio stare lì troppo a parlare di specifiche tecniche perché non è questa la cosa che ci interessa poi più di tanto. Intanto, diciamo, le cose generali sono quelle che ci importano, ovvero 7.8 pollici di diagonale, doppia fotocamera qui sulla sinistra, circa 320 grammi di peso complessivo e vedete qui in mezzo c'è questo... cos'è, una cerniera, non so come definirlo, una zona cardine che tiene uniti le due parti. Adesso torno indietro, vedete questa qua è la home screen, abbiamo ovviamente Android, vediamo se ci sono anche informazioni, sistema personalizzazione chiamata Water OS, quindi una personalizzazione nuova, vediamo se riesco a trovare le informazioni sullo smartphone. Non ho mai visto Water OS about the phone, ecco, vediamo qui. Royol FlexPay, non ci sono tante informazioni, ad esempio non so quale sia il processore, c'è semplicemente un processore Snapdragon della famiglia 8800, quindi non sappiamo quale. Comunque, andiamo al succo. Vedete, il display si può flettere completamente, quindi io riesco a piegarlo esattamente in due, c'è anche uno scatto, vedete, in questo modo si va a unire, credo sia anche un po' magnetico perché è davvero molto stabile, in questo modo possiamo utilizzarlo come uno smartphone, quindi può anche essere può entrare in tasca anche se poi le dimensioni sono ovviamente importanti, però questo è il primo smartphone flessibile, quindi possiamo concedere qualcosa. Ci hanno mostrato brevemente quelle che sono un po' le poche applicazioni che sono state ottimizzate, ad esempio abbiamo la possibilità di effettuare lo specchio, quindi sfruttare le fotocamere che sono da 20 megapixel e 16 megapixel wide, tra l'altro fotocamera che è anche niente male, guardate, questa inquadra da una parte, questa poi dall'altra, vediamo se riesco ad aprirla, è così, c'è sicuramente un magnete, guardate la fotocamera. Ah, è perché poi non è la fotocamera anteriore, sono stupido io, in realtà sono le stesse fotocamere che si possono orientare perché lo smartphone è pieghevole, quindi davvero buona, ottima la qualità, proviamo anche a scattare, davvero 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 interessante, anzi proviamo magari a portarcelo a casa, non sto scherzando, ci abbasserebbero, però ecco sì, questa è una delle particolarità di uno smartphone pieghevole, non è neanche tanto spesso, vedete sono circa 9-10 mm, non più di un centimetro, ecco, doppio speaker credo, o meglio uno sicuramente uno speaker e l'altro potrebbe essere il microfono, è un sistema che sembra anche andare abbastanza bene, sarà importante capire qual è l'ecosistema, ecco, che poi potrà sorreggere questo tipo di dispositivo. Vediamo qui sotto c'è la porta USB Type-C piccolina, accanto c'è lo slot per due SIM, questo smartphone tablet, questo ibrido e dual SIM, e poi vedete la scrittina qui FlexPay e c'è anche il flash, vediamo se lo riesco ad attivare, sì, magari ci riesco, è una versione abbastanza stock, vediamo se magari fa anche uno sì, l'ha fatto, insomma ha preso quello che volevamo, ecco, vabbè, non è questo l'importante davvero, comunque un sistema fluido che riesce anche a essere piacevole. Pensate, questo tipo di dispositivo come potrà cambiare letteralmente il mercato, perché non si parlerà più soltanto di smartphone ma si parlerà di ibridi che possono essere sfruttati appunto come dispositivi mobili ma anche come dispositivi atti ad esempio alla multimedia o comunque alla connettività, anche alla produttività, quindi magari con un pennino ad esempio potremmo espandere ulteriormente quella che è l'esperienza di utilizzo, davvero interessantissimo, questo è il primo ibrido
pieghevole con display AMOLED, forse questo non ve l'avevo ancora detto, è un display AMOLED flessibile, i colori sono molto vividi e vedete poi anche l'interfaccia si va adattando nel momento in cui lo vai a piegare, quindi le icone si spostano lì sulla destra, ci sono diverse opzioni, non mi ricordo cosa fanno, vediamo. Andiamo a dare un'occhiata, non lo so, non ne ho più pallida idea, questo sarà un registratore vocale, è così, magari è come su Samsung, no? Hai i bordi edge, qua hai un grosso bordo edge. Ve lo faccio vedere anche da questa prospettiva, ci sono le antenne per la connettività, ovviamente è uno smartphone classico, quindi con tutte le potenzialità. Tante antenne, quindi ma chissà, magari ci sarà anche qualcosa in più rispetto al normale, perché abbiamo evidentemente più spazio. Non mi ricordo quale sia la dimensione della batteria, però vi lascio tutti i dettagli qui sotto in descrizione. Ovviamente vi facciamo anche qualche foto e vi do qualche impressione in più su questo modello, che non vedo l'ora di provare. In realtà si potrebbe, se diciamo avessimo, chi vuole avere la possibilità può già acquistarlo, perché è possibile farlo tramite il sito ufficiale. C'è anche la versione per gli sviluppatori, perché dicevo l'ecosistema, le applicazioni saranno un po' il core poi di questo tipo di prodotti. Costa circa 1300 euro dollari negli Stati Uniti e anche in Europa, quindi chi volesse lo può già acquistare. Chissà come risponderanno adesso gli altri, perché dovranno rispondere, arriverà sicuramente Oppo, che è già avvertito, forse Xiaomi, sicuramente Samsung, quindi questo è di sicuro l'anno degli smartphone pieghevoli. Dal CES non è tutto, questa era una prima interessantissima chicca, ma continuiamo, iscrivetevi, ci sono davvero tantissimi video, noi siamo qui ancora per tutta la settimana, ciao!